Cari amici, rieccoci qui. Ora parliamo. A noi maschi ci piacciono questi argomenti, ma non è soltanto per la sua bellezza da gnocca che voglio parlare di Mandy Rose, però. Mandy Rose, che suo nome reale è Amanda Saccomanno, appunto conosciuta con il ring name di Mandy Rose. Nata a Westchester il 18 luglio del 1990, che è una wrestler, modella ed ex culturista statunitense di origine italiana, attualmente sotto contratto con la WWE, dove sappiamo tutti è stata draftata da SmackDown a Raw. Qui vedo residenza Orlando. Allenatori Billy Gunn, Booker T, Lita, debutto nel 2015, proprio grazie al reality show della WWE Talk and Out, che si classificò al secondo posto. Qui vedo lo italo-americano, la più giovane di quattro figli. Nel 2013 entrò nel mondo del culturismo e prese parte al World Bodybuilding Fitness and Fashion Boston Show. Nel 2014 fu incoronata campionessa della World Beauty Fitness and Fashion Bikini. Quindi abbiamo detto la sua esperienza a Talk and Out nel 2015. Iniziata il 23 giugno e finita il 25 agosto, classificandosi al secondo posto alle spalle dei vincitori Sara Lee e Josh Brady. Poi ha fatto il debutto ad NXT, e lì è stata protagonista di vari match, nei live event anche. Vedo qui anche dei tag team match con Daria Berenate e Alexa Bliss. Quindi, poi tra il 2017 e il 2018 è stata un membro dell'Absolution, diciamo. Quindi, ha fatto parte anche un po' di quella che è stata la rivoluzione femminile, la Women's Revolution, con i vari tipi di match. Ecco qui, nell'Absolution, stabilendosi come cattiva, come heel. Anche lei ha partecipato alla rissa reale al femminile, all'Elimination Chamber, alla Women's Battle Royale di WrestleMania. Poi, da non dimenticare, tra il 2018 e appunto il 2020, l'alleanza con Sonya Deville, le famose Fire e Desire, ma un rapporto con Sonya Deville che poi sappiamo tutti si è incrinato. Ma nonostante tutto questo, poi ovviamente in chiave di storyline, di racconto, adesso non sappiamo perché prima che era SmackDown, quindi c'erano questi episodi di relazione, ho detto sempre in chiave storyline di racconto con Odyssey, salvataggi, quindi gli incontri San Valentino, qui di lì, baci, bacetti, eccetera, eccetera. Poi adesso ho detto per il fatto che Mandy è andata a Raw, quindi al momento, ma io spero che questa coppia tra Odyssey e Mandy si possa ricomporre a Raw, però nel caso dovrebbe essere draftato anche Tag, quindi le Heavy Machinery dovrebbero andare a Raw. Dicevo, ricollegandomi a Sonya Deville, poi c'è stato il tradimento con Sonya, tutto anche poi la sfida che ci fu a WrestleMania 36 tra Otis e Dolph Ziggler, insomma, poi
Come vi ho raccontato in alcuni video, Sonia Deville al momento sta affrontando un periodo particolare della sua vita. Ha dovuto fare i conti con gente poco affidabile che li sta facendo passare, tra virgolette, gli sta facendo passare un periodo brutto. Ovviamente poi nella vita reale Sonia e Mandy sono grandi amiche, tutte e due si apprezzano a vicenda. Poi vabbè, mossa finale di Mandy, Bed of Roses, mosse caratteristiche sue, la bicycle knee strike, face lock, delayed vertical suplex, leg trap, sunset flip, power bomb, la lutes press, power slam, second drop bulldog, tite whirl, id scissor, takedown, uppercut, wheelbarrow, face buster. Soprannomi: Good's Greatest Creation, The Golden Goddess, The Total Package. Musica d'ingresso: A Little Bit of Bad di Mark Ferrari, 17 agosto 2016, 13 novembre 2017. Stars in the Night, The CFOS, 20 novembre 17, 17 aprile 18, usata come membro dell'Absolution. Golden God, The Sea of 8 maggio 2018, present, titoli e riconoscimenti nel bodybuilding, World Bodybuilding Fitness Invasion, la WBFF Diva Bikini Pro World Championship nel 2014. Sapete, come tanti personaggi dello spettacolo, televisione, la potete trovare su Instagram, mi raccomando, chi abbozza un pochino l'inglese non esagerare, perché insomma, poi sulle piattaforme virtuali, io per esempio, anche quando mi capita così di dare un'occhiata a vari profili Instagram delle VIP, televisione o wrestling. Vabbè, se è una persona inglese o Mandy, anche se è di origine italo-americana, ma non commento mai, perché comunque io sono del pensiero che almeno a livello di social bisogna sicuramente evitare di esagerare un po' con i commenti. Certo, Mandy, chi non lo dice, non lo ammette che è bella, però sempre calmo, tanto fortunatamente al momento ce la godiamo ancora in WWE, anche perché spero che rimanga il più a lungo possibile. Certo, sull'ottato, però già qualche soddisfazione la sta avendo. Chissà, chissà se prima o poi arriverà a vincere magari titoli di coppia oppure un titolo femminile, staremo a vedere. Quindi per questo video dedicato a Mandy Rose è tutto. Noi ci vediamo per qualche altro video a dopo e poi insomma, magari vediamo, alterniamo, facciamo magari che sia wrestling o altro, donna, uomo, insomma, se no poi, diciamo, non che tengo conto del pensiero degli altri, magari è giusto alternare anche un uomo, una donna, e quindi. Bene, io vi ringrazio, vado a finire il mio pranzetto domenicale. Beh, ho detto, spero vivamente che possa arrivare qualche titolo anche per Mandy, se lo merita. Magari si deve migliorare sull'ottato, però fa parte anche lei della Women's Revolution. Grazie a voi tutti e alla prossima. Ricordandovi sempre che qualsiasi contenuto che trovate sul mio canale è libero, free, gratuito, come anche l'iscrizione al mio canale. Bene, ciao a tutti, amigos, buona domenica e alla prossima, alla grande, ciao!